Ci vediamo adesso, ci vediamo all'istituto dietro. Ok, sì, facciamo girare, così vediamo. Ragazzi, diamoci spazio tu. Sì, benissimo, perfetto. Va bene, ok. Aspettate, ci fate passare. Vai Antonio, scusatemi. Vabbè, abbraccio. Laura, dove? Eccola. Vai, vai. Antonio. Sembra un doveroso punto di memoria a una giovane studentessa che ha trovato la morte a scuola. Possiamo rassegnarci all'idea apparentemente razionale che anche a scuola si possa morire. Avvicina di più il microfono, Laura. Individuale e folle. Però insomma credo che sia importante la testimonianza del Ministero, quindi mia, di fronte agli studenti, di fronte alla famiglia, perché noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo assicurarci che la scuola sia e continui ad essere un luogo di vita e di vita che dà sicurezza fisica e psicologica, che dà inclusione sociale e culturale e che dà condizioni di apprendimento, che sono insomma, le tre caratteristiche tutto sommato semplici ma anche complesse da realizzare in una società sempre vittima anche di questo territorio. Ministro, se non riguardi il suo ministero, ci sono alcune delle studentesse ferite che attendono ancora dopo due anni di risarcimento. Cosa si può fare? Io quello che sto facendo dal mio punto di vista è la testimonianza diretta di una presenza fisica e appunto psicologica in questa vicenda, che è stata una vicenda tragica, la ricordo, insomma, non avevo ruoli di questo genere allora, ma insomma dall'esterno sembrò, no, appunto, un episodio inaccettabile e poi il resto è materia di un percorso giustizioso che deve fare la sua strada come sempre. Grazie. Allora, siamo delle ragazze.